La Regione Puglia, con il microcredito d'impresa, concede un finanziamento alle microimprese già operative che non possono accedere al credito bancario. La Puglia dà fiducia alle imprese dell'artigianato, del manifatturiero e dei servizi, che si impegnano a restituire il prestito nei tempi previsti. Un patto con le imprese, per crescere e puntare insieme allo sviluppo economico, sostenibile e inclusivo. Perché se crescono le imprese, cresce la Puglia. Visita il sito sistema.puglia.it/microcredito. La Puglia, un'opportunità nelle tue mani. Siamo con il coordinatore del Master in Business Management, Deborah De Nigris, e per Aforisma oggi si svolge un incontro importante qui negli spazi delle officine Cantelmo. Un incontro dedicato a un tema caldo, il social media marketing. A chi è rivolto? Quali sono gli obiettivi? Allora, intanto è rivolto a tutto il mondo che si occupa di comunicazione. Ormai, come giustamente sottolineerà anche Dino, il social media marketing è un nuovo modo di fare comunicazione dal quale non si può più prescindere. Il nostro master, occupandosi di comunicazione pubblicitaria insieme ad altre tematiche, non poteva ovviamente non sottolineare l'importanza di questo aspetto della comunicazione. È un incontro rivolto ai neolaureati, oltre che agli esperti, perché rientra nel ciclo dei giorni dell'impresa. Un seminario quindi di orientamento verso queste nuove professioni, tant'è che abbiamo proprio chiesto a un giovane come Dino, che si occupa di questo tipo di comunicazione all'interno di una importantissima realtà in Puglia, di formare e suggerire quelli che possono essere i percorsi di carriera e di formazione per ricoprire questo ruolo. Aziende in rete, un mondo da scandagliare oggi per Aforisma, occupandosi di nuovi modelli di linguaggio social mediale, di comunicazione, di social media marketing. È già il passato in realtà, perché questo presente ci detta nuovi strumenti di strategie per raggiungere i mercati. Tu sicuramente sei una rockstar in questo settore. Troppo buona. Il punto è che qualche anno fa bastava esserci per essere innovativi, ora ci sono tutti, quindi la sola presenza non basta più. La partita si gioca sul campo della qualità e non più della quantità, si gioca sul campo della misurazione, quindi bisogna saper misurare i risultati, si gioca sul campo della qualità anche perché a differenza della comunicazione tradizionale, che viene vissuta come un impiccio, come un fastidio, la comunicazione su Facebook in particolare viene vista in modo un pochino meno fastidioso, però a condizione che la qualità prevalga, la qualità, i contenuti, cose che altrove non si trovano. Quindi c'è bisogno di un lavoro redazionale molto più profondo, molto più serio rispetto al passato, e non bisogna sottovalutare Facebook come strumento anche utile dal punto di vista commerciale, soprattutto i grandi nomi tendono a pensarlo magari come uno strumento in cui si perde tempo, comunque si passa il tempo, si gioca, ma bisogna considerarlo come il più grosso mercato in Italia. Ci sono 23 milioni di utenti su Facebook in Italia, per fare un esempio. Neanche la finale dei mondiali con l'Italia protagonista riesce a farvi parlare contemporaneamente con quel numero di persone. Quindi la sfida di questi mesi, di questi anni, è quella della qualità, cioè di emergere in un contesto dove tutti parlano, tutti ci provano, dove la crisi economica è uguale per tutti e dove quindi è molto più difficile farsi sentire. Verso l'era biomediatica, che cos'è questa era biomediatica? L'era biomediatica è un costrutto che ha inventato il Censis durante una ricerca che conduce ogni anno sulla dieta mediatica degli italiani, cioè sulle abitudini che gli italiani hanno nell'informarsi, quali sono i mezzi di comunicazione che utilizzano. E il Censis dice, dopo sei secoli in cui era chiara la distinzione tra chi leggeva e chi scriveva, chi produceva contenuti e chi ne fruiva, questa distinzione con i social media è saltata. Su YouTube ognuno, che sia un videomaker professionista, che sia un utente, ha la stessa interfaccia. Questo cambio di paradigma porta ogni essere umano potenzialmente a essere egli stesso un mezzo di comunicazione, di nicchio, di massa, poco importa, e questo cambia quindi il sistema dei media, un sistema che per sei secoli aveva una distinzione molto netta, che adesso perde questa distinzione, si mescolano i ruoli. Potremmo dire settimo potere. Anche decimo, se va avanti così.